Ciao, sono Valeria Franco e questa è Salsa d'Arte. Oggi mi trovo a Modena, presso un'importante azienda informatica, la AD Consulting. E vi starete un'altra volta chiedendo, che cosa ci faccio qui? In realtà mi trovo qui perché questa azienda ha deciso di aprirsi all'arte attraverso uno spazio espositivo che si chiama Uffici. Ho con me Daniele Romani, ciao! Ciao! Il CEO di AD Consulting e Michele Laurenzano. Ciao! Che è il direttore creativo e anche l'ideatore di questo progetto, giusto? Sì. Daniele, vuoi raccontarci un po' dell'azienda, di cosa vi occupate? Sì, allora AD Consulting nasce nel 2011, oggi è un gruppo che conta più di 100 collaboratori in Italia, 5 sedi. Il nostro ambito è l'information technology, dove riusciamo a coniugare competenze tecnologiche con servizi di consulenza organizzativa per le imprese. Siamo un'azienda dinamica, molto dotata all'innovazione. Quindi diciamo che la creatività fa un po' parte della vostra filosofia aziendale. Diciamo il valore di un'azienda che è votata alla consulenza sono le persone, quindi noi quello che tentiamo di mettere loro a disposizione anche sono ambienti, spazi, situazioni diciamo non tradizionali che vogliono stimolare, sviluppare anche il confronto, la creatività stessa, uffici ad esempio. Quindi vuole essere un progetto indipendente, però ovviamente le premesse con le quali è nato per questo, è nato per portare un qualche cosa di fresco, di nuovo. Quindi è uno spazio che va ad integrarsi proprio con la vostra azienda, non è separato? Non è separato, lo vedi, non puoi ignorarlo, tu entri in ufficio e sei immerso all'interno di uffici, quindi... Cioè per entrare in ufficio devi attraversare la galleria d'arte. Michele, raccontaci invece come è nata l'idea di uffici, quando è emersa, perché... È nata fondamentalmente la prima settimana di lavoro con AD Consulting, stavo facendo un giro con Daniele per gli spazi e c'erano queste grandi pareti bianche e di fatto lui mi aveva proprio chiesto come andresti a riempire, a colorare un po' questi spazi e... Come potete vedere comunque lo spazio si presta molto bene, sembra quasi una passerella un po' sospesa, vetrate a destra e a sinistra. Molta gente che attraversa questi spazi, quindi non è la persona che sceglie di venire a vedere la mostra, ma è la mostra che si apre in punta di piedi a queste persone. Sì, è molto interessante perché di solito le persone devono apposta andare a nutrirsi di cultura, esatto. In questo caso la cultura che si impone quasi a loro. Esatto. E volevo farti una domanda un po' particolare, probabilmente tanti che guardano Salsa d'Arte sono abituati a un'idea più tradizionale di arte, magari un'idea più materica, del colore. Nostalgica. Esatto, nostalgica, no? E invece di solito la tecnologia, l'informatica sono ambienti più rarefatti, più quasi asettici. Secondo te in che modo si vanno a coniugare? Allora, in realtà, appunto come dici tu, nell'immaginario collettivo sicuramente arte e tecnologia sembrano due mondi separati. Di fatto, se tu pensi già alla prima fotografia, nata negli anni dell'Ottocento, è nata grazie alla tecnologia. Quindi quello forse è il vero primo grande esempio di tecnologia al servizio dell'arte. Oggi è molto più facile vedere come arte e tecnologia sicuramente riescono a vivere parallelamente. Basta andare in una mostra contemporanea, multimediale, app che ti consentono di immergerti e di avere un'interazione con la mostra stessa, se non con le opere, o non so, le stampanti 3D con la scultura, il cinema appunto col 3D, o secondo me forse molto più banalmente un esempio facile sono i social network. Quindi non sono più in contrapposizione, ma addirittura la tecnologia può valorizzare l'arte. Ma certo, perché di fatto l'arte trova nella tecnologia lo strumento sia per trarne ispirazione, ma anche proprio per crearla. Ma come fate a scegliere gli artisti? Avete dei criteri particolari? Allora sì, noi abbiamo un comitato artistico interno fatto dai dipendenti stessi dell'azienda a rotazione e questo ci permette di avere tanti gusti, dai quadri e fotografia, sculture appese, insomma. E poi sì, c'è questo comitato artistico guidato da Fausto Brozzi. Sì, Fausto Brozzi diciamo, che abbiamo conosciuto all'inizio di questa avventura, che ci sta supportando nella selezione e nella scelta degli artisti. Poi te lo presento con il primo artista. Vediamo conoscerlo. Yeah. Presento quindi Fausto Brozzi, che è il curatore, diciamo, è a capo del comitato artistico per la selezione degli artisti. È un piacere, un onore chiaramente aver accettato anche questo incarico.
Scelgo io gli artisti per questo progetto. Sono il direttore della Collaterale della Biennale di Venezia e lo spazio si addice perfettamente anche a queste mostre molto importanti. Ho tanti, tanti personaggi incredibili. Uno di questi è Giuseppe Galli, che è l'artista, che, è l'artista che ha inaugurato questo spazio espositivo. Poco fa parlavamo appunto della fotografia come il primo esempio della tecnologia, e infatti la prima mostra è la mostra del fotografo. Nasco perché volevo documentare i miei viaggi in bicicletta che facevo a quei tempi in Europa, e poi mi sono accorto che del viaggio c'era molto poco, invece c'erano più fotografie che erano più inerenti ad alcuni aspetti, chiamiamoli così, artistici, no? E quindi da lì è nata questa passione verso un genere minimalista, e grazie a Posto che comunque è riuscito a stanarmi, a tirarmi fuori da un cassetto, proponendomi comunque ad una platea internazionale. E da lì il mio percorso è iniziato. Ringrazio oggi di avere questa opportunità qui, perché è uno spazio espositivo di un certo tipo dove l'arte risalta, e oggi vedo che anche le mie foto qui spiccano in maniera eccellente. Quindi ringrazio Fausto e ringrazio Office Art di avermi dato questa opportunità. Per me è una delle più ambite e riconosciute a livello internazionale, che sono le frecce tricolore in un'esibizione a Parma. E questo personaggio, che comunque stavo visitando una mostra artistica, e ho colto questa persona che lui stesso sta guardando dentro una foto, che a sua volta c'è un personaggio che guarda verso di lui. È una foto dentro una foto. È una foto dentro sembra una foto. Sembra quasi una prigione, sembra che mi stia guardando fuori. È molto bello il gioco di interpretazione, esatto, che si può costruire. Andiamo da questa parte, che vedo anche la foto che ha creato la copertina della mostra. E questa persona ha una collezione di arte cinematografica, e gli feci una foto, e questa foto comunque ha avuto anche lì il suo grande risalto. Questo aspetto, questa persona che sembra che esca dalla fotografia, e mi ha fatto piacere che Office Art abbia comunque valorizzato con questo ingrandimento questo mio scatto. Sì, che è diventato un po' il volto, esatto, di questa inaugurazione. Esatto, esatto. E se uno vuole venire a visitare questa mostra o le future che farete, come deve fare? Allora, è molto semplice, perché basta registrarsi su www.offici.art, dove c'è un link diretto per poter scaricare il ticket gratuito direttamente registrandosi su Eventbrite. Tutti i venerdì l'ingresso, come dicevo appunto, è libero, e abbiamo limitato ovviamente una volta a settimana, perché essendo di fatto uffici, allora, dobbiamo... qui ci sono persone che stanno lavorando, esatto, in questo momento. Esattamente. E quindi per ora solo di venerdì. Esatto. Non vi resta che venire a trovare Uffici. E vi ringrazio moltissimo di avermi ospitato, grazie a Daniele e Michele, e grazie anche a voi per avermi presentato la mostra. E anche a voi che ci avete seguito oggi. Vi ricordo di lasciarmi un like con il pollice in su e di iscrivervi al mio canale. E l'artista vuole ricordarvi qualcosa. Condite la vostra vita con salsa d'arte. Giusto. Ciao.